La scena è ambientata in una via cittadina, nella quale è appena planato l'angelo e sulla quale si affaccia l'abitazione di Maria, una costruzione pienamente rinascimentale e che occupa la metà destra del dipinto. La rappresentazione è impostata sul vertiginoso scorcio prospettico della via a sinistra, terminante in un arco. Attraverso un foro nella parete, un raggio divino accompagna il volo della colomba dello Spirito Santo, che giunge su Maria umilmente inginocchiata davanti al leggio, su cui stava consultando i Vangeli. La stanza della Vergine è ritratta con un'estrema attenzione al dettaglio e con elementi simbolici calati nella quotidianità, come il letto accuratamente rifatto, segno di una vita casta e virginale, oppure la straordinaria natura morta di oggetti sopra la mensola, in cui si vedono una bottiglia di vetro, simbolo di purezza, e una candela accesa, simbolo di fede. Sul davanzale della finestra con grata, realizzata con piena padronanza della prospettiva, è appoggiato un alberello in vaso, allusione all'immancabile Hortus Conclusus, e premette la comunicazione ideale tra l'angelo e Maria. L'artista mostra una grande attenzione alla resa dei diversi materiali, dal legno alla stoffa, dalle lucide gemme della vesta e della mitria del vescovo, all'opacità della terracotta e ai tessuti del tappeto steso sul bordo della loggia del Palazzo di Maria, dove si trova anche un pavone, altro simbolo cristologico di immortalità. Accanto a questa fedeltà ottica c'è un vero e proprio tripudio decorativo, dato dalla ricchezza di bassorilievi dorati che ricoprono l'edificio e quelli vicini. Tutto ciò è esaltato dalla luce dorata che pervade l'intera scena. A sinistra, la via è affollata da personaggi ispirati alla vita quotidiana dell'Ascoli dell'epoca, un magistrato civile, frati e altri passanti. Anche qui sono numerosi i dettagli tratti dal mondo quotidiano, come i tappeti stesi al sole, gli alberelli, le gabbiette di uccellini. Le colombe che stazionano su pali che escono da una piccionaia sullo sfondo del cielo di un azzurro intenso. I piccioni, le lettere, i fogli rimandano invece tutti al tema dell'attesa del messaggio papale, in quanto i cittadini di Ascoli avevano richiesto in quel periodo una maggiore autonomia amministrativa allo Stato Pontificio. Questa attesa è sottolineata dal gesto dell'uomo vicino al fulcro prospettico, sotto l'arco, che solleva la testa, parandosi dalla luce con la mano, nell'aspettare il fatidico responso. Non potevano mancare, in tanto sfoggio di bravura, alcuni elementi di virtuosismo, come il cetriolo che sporge in primo piano verso lo spettatore, quasi a invitarlo a raccoglierlo, e la mela, ombreggiata con cura e appoggiata lì accanto. Si tratta anche di elementi simbolici che ricordano la fecondità di Maria, che in quell'istante è concepita dallo Spirito Santo e del peccato originale che verrà lavato dall'incarnazione e dal sacrificio di Cristo. Firma e data si trovano alla base delle ricche paraste che introducono alla stanza della Vergine. Sull'alzato del gradino in primo piano si leggono inoltre le parole Libertas ed Ecclesiastica, intervallate da tre stemmi, quelli di Ascoli Piceno, quello di Innocenzo VIII e quello del vescovo cittadino Prospero Caffarelli. La ricchezza dei dettagli fa sì che, quasi come in un'opera fiamminga, ciascuno di essi abbia quasi una vita indipendente, una spiccata singolarità, sebbene tutto partecipi all'unità formale e sostanziale della pala.